Sicuramente il primo tempo abbiamo giocato alla pari alla Fiorentina, dal punto di vista di determinazione, carattere, voglia, abbiamo dato il massimo. Purtroppo abbiamo preso gol subito, ma quello non ci ha cambiato la partita. Penso che l'episodio chiave sia stato il secondo gol all'inizio ripresa, perché eravamo rientrati come abbiamo finito il primo tempo, per cui con la volontà di poterla riaprire. E purtroppo invece il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe e non siamo poi più stati bravi a provare a reagire e a riportare la partita magari sul 2-1. Quel gol lì ci ha veramente cambiato la partita e non va bene, perché a 40 minuti alla fine sul 2-0 non è finita la partita e invece purtroppo abbiamo lasciato poi il pallino del gioco a loro. È stato difficile. Sicuramente noi ci alleniamo su tutte le situazioni, anche su quelle palle inattive. Dovevamo fare meglio in quella situazione, è stato bravo anche Milenkovic a far gol. La squadra ha le possibilità per uscire da questa situazione, ne sono sicuro, perché ha giocatori di qualità. Comunque, secondo il mio punto di vista, è una buona squadra, per cui dobbiamo e possiamo fare sicuramente meglio. Queste due partite sono importantissime, perché poi c'è una lunga sosta. Quindi ti rimangono quelle dentro, per cui dobbiamo fare assolutamente punti in queste due per essere poi competitivi nel girone, nella parte più avanti del campionato.